Buongiorno Siena, bentornati in diretta mercoledì 27 maggio e noi cambiamo argomento come annunciato, andiamo a parlare di acqua, il bene più prezioso che abbiamo e che arriva nelle nostre case spesso grazie all'acquedotto del Fiora. E noi ci colleghiamo al telefono con il presidente dell'acquedotto del Fiora, Roberto Renai. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Benvenuto, grazie di essere con noi. E partiamo subito da un racconto. Come è andato il vostro lockdown? Beh, il nostro lockdown è andato bene perché abbiamo messo praticamente tutte le risorse in campo, cioè significa che i nostri operativi sono stati tutti al lavoro, anzi devo ringraziare perché in un momento complicato come questo hanno garantito un servizio essenziale, come lei ricordava, ma inoltre abbiamo fatto anche degli interventi strategici sulle dorsali Fiora e sulle dorsali Vivo, che sono stati importanti e saranno importanti per garantire il servizio all'estate. Quindi devo ringraziare, tra l'altro, con i nostri sistemi applicativi abbiamo messo 242 risorse in lavoro agile, come si dice adesso. Questo lavoro cambierà il nostro modo di pensare anche il lavoro. Infatti questo mi interessa, cioè quello che abbiamo cambiato oggi ce lo porteremo dietro o cosa abbiamo imparato anche nel modo di lavorare? Beh, abbiamo imparato che è possibile lavorare in modo originale e non ordinario. Originale significa riuscendo ad andare incontro alle esigenze delle persone e avendo lo stesso livello di produttività. Questo significa che l'azienda si deve conformare non su se stessa ma sugli utenti che serve, conformare le azioni delle persone che lavorano anche da casa in questa direzione. Quindi vuol dire cambiare. Nelle crisi non si esce mai come si entra, quindi noi proviamo a uscirne in avanti. Certo, fra l'altro ne uscite anche con alcune novità. Partiamo dalla prima, ADF Green si chiama, la mobilità elettrica che voi avete lanciato il 22 aprile, meno di un mese fa, in occasione della giornata mondiale della Terra. E quindi è una sorta di svolta appunto verso la mobilità elettrica e verso la sostenibilità. In cosa consiste? Ma intanto consiste nella trasformazione del parco mezzi urbano, specialmente su Siena e Grosseto, utilizzando, come le diceva, solo auto elettriche. Questo va nella direzione, diciamo, europea e mondiale nel risparmio delle risorse e nell'uso sostenibile dei beni anche aziendali. Quindi questa per noi è, come dire, il faro e il riferimento anche sul piano industriale biennale che siamo andati ad approvare questo inverno e che ci guiderà con 102 milioni di investimenti nei prossimi anni. Infatti questo è il, stavo guardando, stavo recuperando, ecco qua, l'assemblea dei soci. Mi brucia la scaletta, va bene così, perché l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio del 2019, quindi insomma quello dell'anno appena concluso, e ha approvato anche importanti investimenti. Io ho una nota che mi dice 846 milioni di investimenti a favore del territorio, quelli programmati. Beh, nei 31 anni di concessione che ADF ha nel nostro territorio saranno questa la mole complessiva degli investimenti. Devo dire, siamo già a 500 milioni immessi all'interno del nostro territorio. Quest'anno proveremo, perché ovviamente anche la nostra azienda sconta la difficoltà del momento, certo, a mantenere il livello di investimenti sui 38 milioni che erano le aspettative, il budget che avevamo programmato. Questo significa che quest'anno chiuderemo con un investimento abitante di 80 euro, devi pensare che la media italiana è 44 euro. Quindi quasi il doppio. 80 euro è sopra la media, poco sopra la media tedesca di investimenti in questo settore. Insomma, siamo soddisfatti. Ma per spiegarlo ai comuni mortali, che il vostro ambito, come tutte le utility, è un ambito complicato, no? Cioè, che vuol dire investimenti? Che investimenti si fanno sull'acqua? Gli investimenti sull'acqua sono, come dire, più variegati, che vanno dalle condutture idriche, quindi le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle tubature acquedottistiche, ai sollevamenti, agli impianti di sollevamento, alla manutenzione delle sorgenti, alla pulitura dei serbatoi. Questo riguarda solo la parte degli immessi in rete, cioè dell'acquedotto.
ma significa suddivisione delle fogne bianche e delle nere. Abbiamo un programma di 25 depuratori tra i 200 e i 2000 abitanti equivalenti, abbiamo un progetto di centralizzazione fanghi che porterà in un unico posto tutti i fanghi del territorio essiccandoli, perché come insomma in questi anni il tema dei fanghi da depurazione è stato un tema caldo, e quindi noi risparmieremo anche lì, applicheremo delle politiche green, perché l'impianto andrà con la produzione elettrica interna e disidraterà circa il 70% di fanghi, quindi un impianto anche quello molto innovativo nel settore. Bene, senta Presidente, un'altra cosa, una delle altre novità che voi avete lanciato in questo momento, perché appunto nonostante il lockdown avete fatto un sacco di cose, è un accordo strategico che avete siglato con l'ASA, l'azienda Servizi Ambientali di Livorno, quindi una sorta di partner che ha a che fare anche con tutte le isole, la costa livornese eccetera, e che va verso un servizio idrico integrato. Perché è importante e di cosa si tratta nello specifico? Beh, è importante perché sono due territori che servono un pezzo di territorio comune, lo ha detto lei, la costa e le isole, ma anche l'entroterra. È importante perché con questo laboratorio di reperimento risorse fuori dalla tariffa che i nostri utenti pagano, proveremo a recepire tutti quei bandi europei che in questa fase di lockdown e di ripartenza verranno messi a disposizione del Paese su delle progettazioni innovative, sul riuso, sull'uso dell'energia sostenibile, sulle progettazioni innovative verso i soci. Cioè, quindi la nostra idea è di provare a costruire, realizzare un laboratorio di innovazione vera e propria fatto con un'azienda come la nostra. Questo è molto importante perché in Toscana, secondo me, noi dobbiamo iniziare a ragionare di politiche comuni, togliendo e superando e provando a superare quell'idea di comuni che dal Medioevo ancora non ci siamo. E che in Toscana è praticamente impossibile, la regione forte, dei Campanili, molto forte. Quindi voi andrete ad attingere appunto a risorse fuori tariffa, il che significa attrarre bandi, finanziamenti, eccetera, per investire in questo ambito. Per migliorare il servizio accessorio, perché ci sono delle cose che stanno intorno al servizio idrico che le nostre autorità di regolazione non ci permettono di realizzare. Le faccio un esempio, un tema: in montagna ci sono tutte le cisterne di gasolio sulle sorgenti. Ecco, quello lì noi non possiamo intervenire. Magari con dei bandi specifici in favore degli utenti privati possiamo metterli nelle condizioni di rimuovere questi possibili inquinanti, e tante altre idee che si possono muovere intorno al nostro servizio e, come diceva lei, attrarre nuove risorse, nuovi investimenti sul nostro territorio. Voi avete fatto anche un progetto già da un po' di tempo che non è relativamente stringente sulla gestione dell'acqua, ma è sulla formazione delle nuove generazioni. Un progetto che avete fatto con le scuole, con i ragazzi delle scuole, a cui avete parlato di acqua, avete regalato anche delle borracce, no? Per limitare l'uso della plastica. Cioè, cosa possono fare le aziende di utility come le vostre per cambiare la percezione anche delle nuove generazioni? Abbiamo fatto anche un'altra cosa, guardi, prima di parlare di questo argomento che per me è estremamente stimolante perché ragiona del futuro, abbiamo realizzato con l'Università di Siena la Summer School, quindi dei corsi di specializzazione post universitari sul nostro settore. Il nostro settore è in grande evoluzione e servono nuove e forti professionalità, e in sinergia con l'università abbiamo attinto in azienda diverse risorse uscite da questo corso. I bambini sono il futuro, quindi noi dobbiamo per forza raccontargli che ci vuole un uso sostenibile e integrato delle risorse. Tra l'altro loro ci raccontano, io sono andato in quasi tutte le scuole a consegnare queste borracce, e i lavori dei ragazzi ci dicono che hanno molta paura, il loro livello di complessità verso il futuro è forte, quindi noi dobbiamo raccontargli qual è il modo corretto di usare le risorse. Le nostre generazioni non hanno avuto questo, come dire, imprinting, quindi per noi le risorse erano un tema infinito. Certo. Purtroppo
questa è una delle priorità mondiali. Quindi il lavoro con ragazzi significa costruire dei cittadini consapevoli nell'uso delle risorse. Assolutamente, lei tocca un tema importante che è ancora più importante alla luce di quello che è successo in questi mesi, no? La pandemia ci ha messo di fronte al crollo di alcune certezze granitiche che avevamo anche nell'ambito della organizzazione mondiale del lavoro, dei flussi economici, no? Del modello di sviluppo. Ora, senza voler fare un ragionamento troppo complesso, ma voi cosa avete imparato da questa pandemia? Cioè, cosa avete capito di dover cambiare, se c'è qualcosa che dovete cambiare? Io credo che tutti noi abbiamo capito che dobbiamo adattarci a un mondo che cambia, e quindi provando a mettere del nostro meglio in questo cambiamento. Noi non ci possiamo più permettere di stare immobili di fronte a quello che accade, e quindi anche l'azienda, ma credo tutti noi, per questa è una lezione importantissima. Guardate, quelli che hanno più terrore di quello che è successo sono i bambini, hanno perso le relazioni sociali, hanno perso la scuola, e sono quelli che non vogliono uscire di casa, che non vogliono più tornare a vivere. Certo. Quindi l'insegnamento è che noi dobbiamo accompagnare, prenderci per mano, probabilmente provare ad essere più solidali con quello che ci sta vicino, e tutti insieme provare a rilanciare il paese. Noi stiamo facendo di tutto per portare il nostro contributo a questa ripartenza. Tra l'altro c'è il bonus speciale, il bonus idrico, abbiamo bloccato i distacchi per morosità, ci sono delle azioni al nostro call center che, se le persone chiamano, gli verranno dilazionati i pagamenti. Cioè, noi ci siamo messi realmente a disposizione del territorio. Per pronto, il nostro slogan è quello: siamo al servizio della collettività e del territorio. Certo. E ora più che mai dobbiamo fare questo. Assolutamente. Grazie al presidente dell'Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, grazie di essere stato con noi e buon lavoro, a presto. È stato un vero piacere, saluto e forza a tutti noi, e ripartiamo meglio di prima. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Pubblicità e poi torniamo per chiudere.